E benvenuti ad una puntata speciale, oserei proprio dire ad una puntata internazionale di Occhio all'Evento, perché noi qui oggi parleremo della sesta edizione del Milano Fashion Tour e lo facciamo con uno degli ideatori di questo meraviglioso evento. Ho il piacere di averlo qui, mio ospite. Lui è Sean Balaish, che è un modello e un imprenditore. Ciao John! Ciao, buonasera, benvenuto everybody. I'm happy to be here tonight. Ma che bello! Allora, io un po' di inglese lo mastico, però so che insomma mi sarebbe un po' difficile, quindi con noi non siamo soli, ma ho il piacere di avere l'interprete Marco. Ciao Marco! Ciao, buonasera a tutti. Allora Marco, adesso tu dovrai farmi proprio da tramite con Sean. Allora, a lui dovresti chiedere, a Sean, come è nata l'idea di creare questo evento che ricordo partire il 22 di maggio a Milano, ovviamente alle ore 20 presso l'Istituto dei Ciechi. So, Sean, when this idea of this event started, the event that starts the sixth edition on the 22nd of May at the Blind Institute in Milan, how did it start? So actually, I started as a model, but I had a really big story before. When I wanna become a model in Tel Aviv, I tried to be a model, but they didn't give me the opportunity to be a model. I mean, I go to many agencies, but they didn't accept me. They didn't give me the chance to be a model. And then I decide to come to try in Milano, and then I get one of the biggest agency. And when I get the biggest agency, I start to have a lot of big brands and campaigns. I was working for Armani, for Dolce & Gabbana. And then from that moment, I decide that if I can, I want everybody to have his own possibility to success. Ok, adesso traduciamo cos'è almeno. Quindi lui ha sempre voluto fare il modello, partendo da Tel Aviv, dove è cresciuto. Però all'inizio è stato un po' difficile perché non lo accettavano e non riusciva a entrare nel mondo della moda. Quindi ha deciso di venire a Milano. E a Milano ha cominciato a lavorare con una grande agenzia che gli ha procurato poi lavoro, ha cominciato a lavorare con grandi nomi come Giorgio Armani, Dolce & Gabbana. Però questa difficoltà che ha avuto nel diventare modello l'ha portato a voler aiutare tutti gli altri modelli che vogliono entrare in questo mondo, ma magari all'inizio non ce la fanno. Bello, bravo, bravo, anche perché tu dal niente, diciamo, dal non riuscire, hai sfilato con dei nomi incredibili della moda. So, well, good. It's very nice because from nowhere, basically, when you had difficulties at the start, you were able to model for the biggest brands names in fashion. Yeah, it was a great opportunity. That's why I like Milano. It's my second home. First of all, I like the Italian people so much, and I like places when they appreciate fashion. So for me, I took all my contact when I was like a modeling, and I make the project Milan Fashion Tour. There is a huge meaning about the project. So that's like the meaning of the project, that everybody can success, and especially in Italy. I mean, when you like fashion, there is a space for everybody. Sì, mi piace un sacco Milano, a prescindere, e poi è una grande opportunità per me questa qua, soprattutto perché siamo appunto a Milano, una delle capitali, e è un grande messaggio quello che voglio mandare con questo progetto, che è quello di aiutare tutti veramente a cercare di farcela, di aver successo nel mondo della moda. Questo è l'obiettivo di questa Milano Fashion Tour. Ma allora entriamo nel dettaglio di cosa accadrà in questa sesta edizione. Quindi è importante, una data importante. Quindi 22 maggio parte, raccontami un po' cosa ci sarà e sesta edizione, eh? Quindi già il peso della responsabilità. So basically, it's a huge responsibility. It's the sixth edition. And now let's go more into the detail of what's going to happen in this sixth edition of the Milano Fashion Tour and a little bit of what's happening, what's the event, what's around it, basically. Okay, so the project is about
beauty and makeup artists and hairstylists from all over the world, and of course the designers from all over the world. The project is about 6 days that people arrive from all over the world, and they're coming to do a masterclass with the best makeup artists. They're gonna work with the best photographer of Dolce & Gabbana, Vogue, L'Officiel, with the biggest covers magazine, and of course they're gonna do a shooting for their book with the top models of all over the world, with the biggest agency in Italy. È un grandissimo evento, è un'occasione per makeup artist, hairstylist, stylist, per fare una grande masterclass di 6 giorni. Sarà una masterclass di 6 giorni con i fotografi, gli stylist più importanti del mondo della moda, con i top model più importanti del mondo della moda, fotografi anche che lavorano con Dolce & Gabbana, Armani, Prada, quindi i grandi marchi, e avranno un'opportunità di fare appunto uno shooting con top model incredibili, con diciamo di altissimo livello. And then for the last day, we are doing a huge fashion show that we have a guest from all over the world are coming, from London, Paris, even from Romania, Tel Aviv, a lot of people. But there is a huge message about the fashion show. Of course, it's about fashion, but the message this time is very important for me, that fashion connects everybody. Fashion is connect all the people from all over the world, Muslims, Jewish, transgender, all, we have a place for everybody. I think the world need to know that at that moment, fashion connect everyone. We don't talk about politica, we don't talk about anything, just to live in peace. And fashion is so beautiful, so... It's a good... Sorry, è un bellissimo messaggio quello che hai lanciato. Traduci, perché è un messaggio importantissimo. E dopo questi 6 giorni, alla fine di questi 6 giorni della Milano Fashion Tour, ci sarà una sfilata enorme. Hanno invitato celebrità da tutto il mondo, Londra, Miami, però anche Romania, Tel Aviv, quindi veramente da tutto il mondo, perché è un evento di moda, chiaramente, ma c'è un grande messaggio dietro, che è molto più importante, cioè il fatto che la moda sia inclusiva, che accetta tutti, a prescindere dalla religione, musulmani, ebrei, cristiani, non importa da dove arrivi, chi sei, transgender, omosessuale, non è quello l'importante. L'importante è il messaggio che c'è dietro, che deve, è un messaggio di inclusione per tutti attraverso la moda. La moda, come l'arte, come la musica, è un'unione. La musica, l'arte e la moda uniscono, non dividono. E questo è un messaggio fondamentale che deve passare, perché veramente è la chiave per tutto, perché quando c'è un messaggio così importante, tutto quello che c'è il contorno va oltre, perché si è tutti uniti. E poi, insomma, non è solamente un messaggio bello, ma un messaggio importante anche per chi poi alla fine questa moda la vive, perché dà la possibilità, come diceva lui, a tante persone di raggiungere i propri sogni. So it's a wonderful message, and because fashion, like art basically, is able to bring together everybody, and regardless of the background, not just people from fashion, not just fashion insiders, so everybody. And it's something that goes beyond fashion itself, like you said, the fashion show and everything, but it's something that goes beyond the concept of fashion, that has to bring everybody together regardless of politics. That's not the important thing. Important things are other, and also the fact, like you explained, that you are trying to give a possibility to everybody who wants to make it in fashion. It's very important for me to see the project success, because from my space that I came, I didn't come from a rich family, I didn't come from someone push me or support me to success. I did it by myself, a lot of like bloods to try to success, a lot of people tried to push me down. But at my position, when I'm, thank God, in a good place in my life, I want to see the other success, and I want to give the people possibility to success, not like my history, like it was very difficult to success. And I knew that in the fashion life, it's not easy to success. If you're not famous, if you are not rich, nobody give you the possibility to success. And my dream is to see the people, no matter where you come from, to success, if you really can do it and you dream about it. Sì, e per me è un messaggio ancora più importante, perché io non arrivo da una famiglia incredibilmente ricca, cioè io mi sono fatto da solo come modello e come businessman anche. Hanno tentato anche di fermarlo, comunque non mi hanno aiutato, supportato, è stato difficile all'inizio, come dicevo. Quindi una volta che io sono arrivato a questo punto,
voglio anche dare la possibilità per me di dare la gioia a tutti gli altri che come me magari non sono aiutati, non hanno aiuto in famiglia, non sono supportati e quindi per me questa è la cosa più importante probabilmente, di dare la gioia e l'opportunità a tutti gli altri. And one more important thing I want to tell you, when we started the project, it was very difficult, you know, because in Milan it's not easy to work with all the biggest agency with the celebrities. So for the first time, it was very difficult to get all the agencies and the models, but at that moment, all the biggest agency want to work with us. Like we are working with 20 agencies in Milan, all the models, and on the past, like we have all the biggest celebrities in Italy, like Nina Morik, Antonella, and that time we are flying huge celebrities from Miami, Morana Tias, from Tel Aviv, and big celebrities from all over the world. E questa è la dimostrazione che hanno centrato l'obiettivo. Scusa Marco, tradurre. No, perfetto. No, 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 prego, prego. E un altro messaggio molto importante per me è che io appunto ho avuto difficoltà all'inizio, però sono riuscito a organizzare gli eventi con le migliori agenzie di Milano. Essendo Milano è difficile anche entrare bene nel mondo della moda agli inizi, quindi è un po' complicato e per me è stato complicato, però ci sono riuscito. Ho chiamato le migliori agenzie, le migliori top model. Ho invitato celebrità appunto da Miami, arriva Morana Tias da Tel Aviv, c'è Nina More, c'è Antonella. Quindi è un evento veramente importante e sono riuscito a entrare in questo mondo che è molto difficile, soprattutto essendo a Milano. So, you know, like when I start and it didn't go as I want, I can give up. But my dream was really strong. And at the moment, you can see that thousands of people want to come to the show. All the agencies want to work with us. All the biggest celebrities from all over the world want to work with us. And I want to tell you a gossip that even Kim Kardashian was planning to come to our show in Dubai next year. So it means that we are on the right way. And my message again, everybody can make their dreams come true. Don't believe if people try to push you down. Quindi appunto, di nuovo, il fatto che lui ce l'ha fatta a fare questa impresa, decisamente, a chiamare tutti questi personaggi importanti di un mondo di nicchia abbastanza come quello della moda, e appunto queste celebrità da Miami, tra l'altro possiamo dare un piccolo gossip, Sì, probabilmente vogliamo il gossip. si sta programmando per l'anno prossimo a Dubai, Kim Kardashian dovrebbe partecipare all'evento organizzato a Dubai per l'anno prossimo. E quindi anche questo è parte del mio successo e di tutto quello che ho fatto per arrivare fino a qua. E la cosa più importante, appunto, è dire a tutti quelli che magari adesso stanno avendo qualche difficoltà, è non mollate, non mollate, anche se c'è gente che tenta di buttarvi giù, non mollate perché ce la farete. Grazie Sean per davvero per questo messaggio che è molto importante. Poi si sa che quando il sogno è più difficile da raggiungere e lo raggiungi, maggiore è la soddisfazione e insomma ne vale la pena. So thank you, Sean, for this. And also, I mean, like you said, when the dream is big, and it's also hard to reach this dream, it's harder than other dreams. When you succeed, the satisfaction is even bigger. Absolutely, that's really true. Allora, Sean, adesso ritorniamo a parlare ancora della Milano Fashion Tour, questa sesta edizione. Allora, viene tutto bello, tutto perfetto, ma immagino anche il lavoro che ci sta dietro. Quindi ti chiedo, quanto tempo prima vi preparate per l'organizzazione? Com'è la giornata tipo del pre-evento? So, Milano Fashion Tour, everything is amazing, 6 days, the fashion show, but what's behind it? I imagine that it's a huge work behind it, and it's busy days, every day, 24/7. So, what is like the average day before the event? So first of all, for this project, for example, we are working already 1 year. It was really, Wow. really difficult. In the last 3 weeks, I'm not sleeping well, I'm not eating well, but I want the project to success because it's a huge responsibility, but it's a lot of things to do. For example, to cast all the models, like last Friday, I did a casting, 1,000 models have to arrive. And a lot of big things, for example, to organize the celebrities, to organize the flight to the people from all over the world, to book the hotels, to organize. It's a huge things to do. Sì, è un grande lavoro effettivamente, cioè le settimane prima non dormo neanche bene, non mangio bene, perché c'è veramente tantissimo da fare. E per esempio, venerdì scorso abbiamo fatto il casting per le modelle, c'erano 1.000 modelle, quindi ho dovuto chiamare tutte le agenzie. Poi
Poi organizzare anche i voli delle celebrità che devono venire, quindi io faccio prenotazioni, organizzo il volo, organizzo i viaggi di tutti, appunto le modelle, i casting, i fotografi, c'è tantissimo lavoro, però raggiungere il successo dopo tutto questo lavoro è ancora più gratificante. Assolutamente sì, però allora prima abbiamo presentato Sean, Marco, ma nello studio non eravamo da soli, perché quando io ho presentato la Milano Fashion Tour ho presentato Sean come uno degli ideatori, ma io sono felice di presentarvi l'altra ideatrice di questo fantastico evento, sto parlando di Sigalman che è produttrice musicale televisiva. Benvenuta! Welcome. Hello, thank you. Yes, I introduced Sean as one of the creators of Milano Fashion Tour, but in the studio we were just the three of us, Sean, Marco, and me. There was a co-founder, co-creator, and music and TV producer. E quindi Yes. abbiamo già detto, abbiamo presentata e adesso a lei chiedo, Marco, di raccontare, perché insomma, una produttrice musicale e televisiva è un modello internazionale con tantissime esperienze alle spalle e anche adesso è businessman. Come hanno deciso di collaborare, come la loro storia, come si sono conosciuti, insomma, vogliamo sapere un po' di più di loro due. So, since you're here, I would like to ask you, music TV producer with a worldwide famous model and now businessman, we would like to know a little bit more about you too. I mean, how it started and what gave the idea, what started everything, basically what's behind this big project? Okay, so I think that the story is so amazing, and maybe Sean, There is a big story behind, I think that behind every man that success, there is a strong woman. And first of all, I want to support all the women all over the world. Like, you are the power, you are the hero. And I can tell you, like, guys, that if I am not with Sigal at that moment, I cannot do it by myself. It's very difficult. And Sigal, she is behind everything and she pushed me and gave me the power to support. So this is the moment to thank you to all the women all over the world for Thank you, that. Sean. Sì, è una grande storia la nostra e come si dice, dietro al successo di ogni uomo c'è una grande donna. Tra l'altro vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutte le donne nel mondo, avete voi il potere, siete voi le persone più importanti e anche nel mio caso c'è lei dietro tutto praticamente. Io senza di lei non avrei potuto fare quello che ho fatto fino adesso. E quello che farò dopo. Quindi devo molto a lei, la vorrei ringraziare a lei e anche tutte le altre donne nel mondo. Che bello! Quindi vi date supporto, cariche, grazie alla vostra collaborazione, la vostra unione, le vostre professionalità che si uniscono, avete dato via a questo meraviglioso evento. Ricordiamo partire dal 22 di maggio a Milano per 6 giorni, che proprio l'evento è Milano Fashion Tour. So that's very nice, and basically you support each other. And the fact that you come from, let's say, two different fields, two different business environments, you're able to support each other also through these differences because one job supports the other in a way, and you're able to compensate and balance each other. And it's amazing the fact that she's also helping you with this amazing event that is, I would like to remind you, on the 22nd of May for the 6th edition, the Milano Fashion Tour. Quindi grazie Grazie mille, grazie a davvero, davvero. Ma tutti. non è finita, no? Non è finita, Sean. No, no. No. Io voglio chiederti, siccome hai lì un magazine che voglio che tu faccia vedere, perché è molto, molto interessante, ti vorrei chiedere, insomma, di che cosa si tratta e cos'è. Yeah, it's not done, thank you, but it's not done. I see that you have a magazine in front of you, Sean. I would like you to explain to us what is the magazine, what is that about, and what is Amazing. it talks about. So we have our own magazine of the project. It's called Milano Fashion Tour, that editing by the editor of Vogue Greece is one of the biggest editor in the world. The magazine is in 100,000 copies each time printed. As you can see, each time from the project we are Sean, please printing. put it in the Si, middle. si, si, si. Okay, perfect. As you can see, we printed each time in 100,000 copies, and each time we sell it
We not sell actually, we give it to the people in Dubai, Tel Aviv, in Milano, 100,000 copies. So everyone, every designer, every people that take part of our project, they took a page and they be part of the magazine. So it's a great opportunity to the people when they are coming to the project. In the end, they have also part of the magazine. Sì, è la rivista dell'evento, praticamente la Milano Fashion Tour Magazine, e la distribuiamo a Dubai, Milano e Tel Aviv. Durante gli eventi la diamo agli ospiti e praticamente tutti i partecipanti alla Milano Fashion Tour hanno una pagina dedicata. Quindi è un ulteriore strumento per dare opportunità a tutti quelli che partecipano a questo evento di visibilità praticamente. Quindi chiunque partecipa ha dedicato una pagina su questa rivista che poi viene distribuita a tantissime persone. Perfetto, come si fa a far parte di questo evento, come si fa a partecipare e come si fa insomma a poter entrare in questo mondo meraviglioso che è il Milano Fashion Tour, e soprattutto datemi anche le vostre coordinate social, così almeno vi seguiamo. So, how is it possible to be part of the Milano Fashion Tour events, and how can you participate, how can you attend it, and also give us your social accounts so we can all follow you? So first of all, my account is a Sean Belaish official page on Instagram, and then you can find the project of the Milan Fashion Tour. It's called Milan Fashion Tour. Of course, if you want to be part of it, you can send us a message there, or you contact our team or our office. You can be part of it. And if you are good enough and you have a dream, I think you can be part in our project. Sì, il nostro canale, il mio canale è Sherwood Official Page. Poi c'è anche il canale della Milano Tour, Milano Fashion Tour. Se siete interessati a partecipare, potete contattarci sui canali social. E se siete abbastanza bravi e avete un sogno abbastanza grande, sicuramente farete parte anche voi della Milano Fashion Tour. Bene, allora abbiamo tutte le coordinate, però ho l'ultima domanda. The last question. Believe me, l'ultima. No worry. Ok, allora volevo chiedere il complimento più bello che hai ricevuto in questi 5 anni e quello invece che vorresti ricevere quest'anno alla fine dell'evento. So the last question is, what's the most beautiful thing that I have told you, that I said to you for this event or for other things, and what is the most beautiful comment, the most beautiful thing you would like to be told for this event in Milan, the next one? So the most important things that in this special situation in the world, I mean in all over the world, The big message that in this time, in this show, you will see Jewish people from Israel and a Muslim designer from Palestine and from all over the world connect and work together. You will see in the show collection of women that from Iran, that they're not allowed to put a woman in the red carpet, and she's come to show her power. So the message at this moment is special, like really difficult situation, that all coming to this event to work together and to show to the world that fashion is everything, and fashion connect everybody, it doesn't matter where you came from. La cosa più bella, secondo me, di questo evento è che l'obiettivo, il messaggio che c'è dietro è di unione per tutti. In questo evento abbiamo dei designer, delle persone che arrivano, che sono ebree, che arrivano da Israele, ma abbiamo anche musulmani, arabi, abbiamo anche per esempio una donna iraniana che chiaramente non può praticare questa professione al suo paese, e quindi l'abbiamo invitata, gli abbiamo dato la possibilità di partecipare. Quindi direi che la cosa più importante per me è trasmettere questo messaggio di unione e di pace che va oltre la politica, eccetera. È proprio una questione di mettersi tutti insieme, e la moda può essere un mezzo per fare questa cosa, a prescindere dai background, a prescindere da tutto. Questa è la cosa più importante. And I want to say something very important, that I think in this specific time it's a great message to show also the different side of Israel, you know, because in the news you just see one side, and I believe that all the world want to see peace, and this event is absolutely show the different side and of everybody, like we connect together. E un'altra cosa ci tenevo molto a dire è che vorrei dare anche attraverso questo evento un'altra immagine
di Israele, di quella che vediamo adesso, perché questo è un momento difficile, come dicevo prima, e proprio perché questo è un momento difficile, il mio messaggio voglio che arrivi a tutti e voglio anche che si dia la possibilità di vedere un'altra faccia di Israele rispetto a quella che si vede adesso nei notiziari, sui giornali, perché l'obiettivo è quello di andare oltre queste notizie, perché sappiamo che c'è qualcosa oltre le notizie o comunque le apparenze che ci vengono trasmesse attraverso i media. E quindi vorrei dare appunto questo messaggio di pace sostanzialmente. Guarda, io credo che non ci sia nient'altro da aggiungere perché quello che hai detto è sacrosanto, ho la pelle d'oca, perché è importantissimo il messaggio che hai passato. E come sempre, credo che bisogna dare più valore, più notizia, parlare sempre di più di cose belle, di cose positive, di cose che fanno bene. Perché se ci sono programmi televisivi, eventi che parlano di cose belle e di unione, io penso che poi le notizie della guerra le guardino poche persone e magari a qualcuno non viene neanche più in mente di farli perché non sono neanche così redditizie. Look, it's wonderful the things you just said. I really have goosebumps, and I think that it's a beautiful message also because I think we should talk about beautiful things. And if the news, TV, newspapers, if they would focus more on conveying beautiful news, beautiful events, beautiful things, people would start to care less about wars and other situations, not just wars, but other bad situations that happens around the world. And that's a beautiful message also because of it, because it talks about something beautiful. It's a wonderful event with a wonderful message behind that you explained today and that you would like to convey through the Milano Fashion Tour. So yes, I really believe that if news should focus on the, beautiful news, more beautiful news in any case. That's why we are here today. Even we are really, really busy. I don't even time to eat. I came just from the shooting from the studio. But for me, it's very important to share my feeling. And I believe that most of us want peace. And this moment, let's start to do great future together. That's it. It's very simple. Sì, è veramente molto importante. Io questi giorni, come ho detto, non ho tempo di fare niente, non ho tempo di mangiare. Sono venuto qua direttamente da un casting, da uno shooting, e però per me la cosa veramente importante, la cosa bella che io voglio cercare, che cerco di tramandare, di dire a tutti, è appunto il messaggio di pace, che alla fine è quello che vogliamo tutti. E quindi un messaggio di bellezza, parlare di belle cose, questo è l'elemento più importante di questo evento per me. E allora non perdetevi la sesta edizione di Milano Fashion Tour che partirà dal 22 maggio per 6 giorni e sei event sesto evento, sesta edizione, 6 giorni. Mi raccomando, avete tutte le coordinate per seguire assolutamente questo evento incredibile. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stati qui perché so che siete stati e siete tuttora strapresi perché siete proprio tra breve inizia e quindi grazie ancora a Sean Belaish e a Sigal Mann e a Marco, grazie di aver tradotto in Grazie a maniera tutti. We love you. perfetta. Grazie. It's the first time in with English language, maybe is the first one, but not the last. Maybe next time. Il primo, ma non l'ultimo, magari chi lo sa, eh? Grazie ancora e mi Grazie. raccomando, non perdete la sesta edizione del Milano Fashion Tour. Noi invece ci vediamo per la prossima puntata di Occhio all'Evento. Ciao! Ciao ragazzi.